Ciao ragazze, benvenute in un nuovo video. In questo video non sono da sola, sono con mia sorella, che lei ha un canale YouTube, come si chiama? Mondelani Art. Quindi se volete andarlo a vedere, visitatelo. Vogliamo farvi vedere i nostri acquisti con i saldi. Maglia, non so se si vede bene il colore, è un rosa candido, molto bello, con questi inserti in pietre colorate, veramente molto carino, con un cuoricino dietro. Fard, della Fard, il marchio Fard. Adesso vi faccio vedere anche che ho conservato lo scontrino, perché lo scontrino del cartellino, perché l'ho messa. Questo il prezzo originale iniziale era di 44 euro, perché era con 44 euro, essendo una vecchia edizione, l'hanno messa a 22 outlet, e adesso invece l'ho pagata scontata a 7 euro in saldo. Come ho detto qui, da The Zenith, è una canotta, cioè canotta di jeans, non è più un jeans, è più un tessuto doppio, non è proprio jeans, ed è tutta tutta colorata, molto lunga, lunga di dietro anche, bella, e ha questi bottoncini, e ce n'è anche uno interfaccia, cioè un altro di ricambio, non si può mai sapere. Comunque il prezzo iniziale era di 25,90 euro, poi hanno scontato al 50%, 12,95 euro, ma visto che io non mi accontento, l'hanno scontata ancora di più e l'ho pagata 7 euro. Non c'è scritto 7 euro, ma era 7 euro, fidatevi. Quindi se andate da Zenith può darsi che le trovate, c'era anche proprio di jeans, sul color jeans. Andate a vedere un po'. Ok, un altro prodotto, allora parliamo di un altro brand. Il brand in questione è Stradivarius, adoro, sapete, e ho preso le t-shirt, erano tutte a 4,99 euro. A 5 euro ho preso questa, faccio vedere un po', Always on my mind, comunque sempre nella mia testa, nei miei pensieri, così molto carina, che c'ha di lato, c'ha questa fascia nera molto carina. Questo è un tessuto molto leggero, quindi va benissimo per questa stagione. Il prezzo originario era di 12,95 euro e poi l'ho pagata 4,99, quindi 61,46% di sconto, ottimo sconto. Bella magliettina, leggera e fresca. Sempre da Stradivarius, a 5 euro un'altra t-shirt. Questa invece è un tre quarti, guardate, tre quarti, ed è molto molto larga. Questa è un teschio, tutto lavorato e colorato, molto carino, stile indiano. E questa invece costava 17,95 euro originariamente, poi l'ho pagato 4,99, veramente molto buono. Fratelli Whale, ho preso questa, ok, non faccio vedere il prezzo perché è una sorpresa. Questa è un jeans molto molto pesante, ragazze, quindi veramente per l'autunno-inverno. Ha questa lavorazione bellissima, questa applicazione di pietre, brillantini, pietre, guardate com'è bella. E comunque è fatta con i bottoncini, con i bottoni, è militare. Comunque è un must di quest'anno. Il prezzo originario era questo qui, vi faccio vedere ragazzi. Faccio vedere, è 49,95 euro, ben 50 euro, e io l'ho pagato invece 9,95 euro. Veramente un grande grande sconto per una giacca del genere, che va bene su tutto, perché il militare, il camouflage, è un colore che va bene su tutto, mi piace moltissimo. Questa, poi sempre in tema, diciamo, giacca tra virgolette, non solo, una camicetta ho preso che si può essere anche trasformata in giacca da Alcott. Io da Alcott, sempre stesso discorso per Telly Well, non acquisto per le taglie, soprattutto per quanto riguarda i jeans, che arrivano fino alla 46 e io la 46 non ci arrivo di Alcott, perché invece sono altri negozi che la 46 è molto larga e va bene lo stesso, ma Alcott assolutamente no. Però ho preso il mio primo capo Alcott, non ho mai comprato niente da Alcott. Questa camicetta di jeans è un jeans molto chiaro, sbiadito, con questa particolare applicazione di borchie. Queste borchiette, molto carina, veste bene, mi piace molto come veste. E costava 19,99 euro e l'ho pagata 7,99 euro, 8 euro, quindi un 60% di sconto, 8 euro. Una camicetta di jeans molto bella, da mettere anche sotto i maglioncini invernali. Vi farò vedere qualche outfit quando farà freddo. E comunque è bella, no, quando farà freddo, mamma mia, è impossibile, mia sorella non parla nel mio video, ma devi parlare!
Ora passiamo al negozio nostro preferito di quest'anno. Qual è? Promod. Ci siamo fatti tipo tutto l'armadio invernale. L'armadio invernale di Promode. Noi andiamo a acquistare i capi che possiamo indossare appieno nella stagione successiva ai saldi. Ad esempio, a febbraio ho comprato molto, molto estivo a febbraio, anche se faceva freddo, perché mi piaceva poi indossarla tutta l'estate. E adesso invece il viceversa sarà. Abbiamo acquistato molto invernale proprio per poterlo mettere Beh, più tutta, tutto conveniente comprare l'inverno. capi invernali che costano di Sì. più rispetto a quelli estivi, Sì. i saldi estivi. Sì, infatti, perché nei saldi estivi mettono molti capi invernali super super scontati. La gente magari non li calcola e dice: mamma mia, con questo caldo mi compro il maglione. No, invece da intelligenti acquistarlo a un prezzo ridottissimo, scontato all'80, anche al Poi 90%. c'erano nuove mode, diciamo che quei maglioncini non si porteranno più, quando poi i maglioni si portano sempre di tutti i Sempre. tipi. Quindi Basta che mantengono caldo, uno li mette. rimetto, siamo molto freddolose in inverno, quindi il maglioncino è un must. E abbiamo acquistato da Promode, io faccio dei modelli che ho acquistato io, poi vi farò vedere lei in video i suoi. Questo maglioncino, faccio vedere, questo maglioncino larghissimo, veramente l'ho preso di, cioè, qualche taglia in più della mia, però c'era solo questo perché della L era tutto scucito, rotto, però non fa niente, se ci metto qualcosa sotto va bene. Molto lungo, spero che con la luce del sole si veda lo stesso. È un rosa con dei puntini sul verde, beigiolino, questi qui. Molto carino, sembra floreale addirittura, mi dà un effetto di fiori. E la cosa più particolare è il retro. Il retro non è banale. Ha così l'attaccatore, c'ha un fiocchettino, poi c'ha per scollare, c'ha questo scollo, sto buco. E poi ci Sto stanno, sto buco, e poi ci stanno tutti i bottoncini. Mi sembra, diciamo, una, come si dice, una giacchettina al contrario, invece no, è una magliettina. Il mio cane che grida, perché vuole anche lui fare il il video. video, ovviamente. Anche lui ha comprato un bel fularino del Napoli Anche lui. stamattina. E comunque il prezzo originario era di 34,95 euro scontato. L'ho pagato 7 euro, 79% di sconto, cioè 7 euro invece di 34 euro, di 35 euro maglione, è veramente ottimo. Non so perché i cani Promode, alcuni sono made in Turkey, quindi sono turchi, e altri made in China, non lo so, boh, vabbè, comunque. Era un'altra cosa, che non esistevano maglie taglia S. Non so se hai fatto anche caso a Infatti da Promode questo. esistono comunque Solo maglioni tutti molto molto LXL. grandi. Quindi. Però secondo me proprio vanno bene per tutti, Sì. perché Possiamo indossare anche sotto, qualcosina, qualche camicetta sotto, quindi. quindi vanno bene. Perfetto. Che stavo dicendo? E comunque, ah, poi la maggior parte dei maglioni che vi mostro sono tutti 100% cotone oppure polimere e elastene. Però la maggior parte sono 100% cotone, cosa molto importante. Un altro 100% cotone è questo. Questo maglione è sempre di Promode ed è bellissimo. Veramente bello, questo è un beige, un panna più che altro sembra, e ha questa particolarità, questo disegno in particolare sembra un po' indiano, diciamo, una cosa del Sì, genere, molto indiano. e ha dei, qua non si vede, delle applicazioni tipo borchette piccole, molto carino e morbido, e il prezzo iniziale era di 39,95, quindi 4 euro, e anche questo l'ho pagato, 40 euro, scusate. Anche questo l'ho pagato 7 euro, quindi tutti i maglioncini, la maggior parte stavano 7 euro, la maggior parte 7 euro, grande grande affare, bello, e veste veramente molto bene questo. Poi un altro da Promode, l'ultimo capo Promode, No, no, alleluia, quello è l'ultimo. sì, quello non è Promode. Promode, un altro maglioncino, molto bello, lo so che state sudando, vedendo il video la gente sta sudando, perché dice questa è pazza, con 60 gradi all'ombra, se compra i maglioncini. Ok, questo è molto carino, c'è questa lavorazione a, come si può chiamare? Una A lavorazione. treccio, intrecciato. È un grigio, è un grigio. Questo è da Promode, costava 29,95, 30 euro, e l'ho pagato 7 euro. E ci sono anche 5 euro questi cosi, poi vi farò vedere. Mia sorella vi fa vedere che l'ha comprato l'affare. Mi sono dimenticato un'altra cosa. Dove faccio vedere? Ah, devo prendere i calzini da dentro, vabbè. Poi ho preso un altro maglioncino, ma non da Promode, bensì da Pinky. Anche Pinky mi piaceva molto.
E questo costava 25,99, invece l'ho pagato 7 euro. Tutti i maglioncini che ho preso 7 euro. Questo è molto lungo e c'è questa particolarità, la manica con il risvolto. Molto carino, morbidissimo. Questo è molto più leggero rispetto agli altri. Di camomilla. Camomilla però per quanto riguarda la collezione di Hello Kitty. Questo. 23 anni di Ho donna. 23 anni, sì, e me ne vanto. Guardate quanto è bella, sono una scatola, la adoro, veramente è adorable. E ho acquistato, allora, voi vi dico il prezzo iniziale, 55 euro, prezzo outlet 27 euro, 50, meno il 64%, euro 10, a 10 euro, 10 euro acquistato, ok, ridete, queste ballerine di Hello Kitty. Ok, non sono deliziose? Hanno questo fucchiettino laterale, questa capoccia di Hello Kitty, sono abbastanza morbide da portare quando si cammina molto poco, altrimenti vi escono le bolle. Sono troppo Inutile, significa. carine, raga! Vabbè, ma sono troppo carine, ma come, cioè, come si fa a non... Amarle. Veramente volevo acquistare dell'infradito di Hello Kitty, ma c'era solo il 36 e io non ho il 36, da come potete vedere dalla lunghezza di questa scarpa. Ok, sono troppo belle, dovevo prenderle, sì. Poi, da Piazza Italia, ho acquistato una cosa che io e mia sorella abbiamo adocchiato prima dei saldi. Sì, fai vedere come l'abbiamo adocchiato, così, prima dei saldi, ed è codesta. Pashmina. Tu 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 Una tu tu sciarpa tu tu italiana. tu. Stile Navy in italiano? Dici? Traduci? Ok. Io non so fare gli effetti come ho fatto i rumori, ma ci voleva, ok? Molto carina, tutta rigata, Ricorda tutta con molto queste ancore. l'anelastro che gli feci. Lei fece l'anelastro, ragazzi, non l'avete vista? Avete fatto Dovete vederla sul mio male. blog. Ok, è molto lunga comunque, lunga, larga, tutto comunque. Potete usarla anche come così. Vabbè, già ho fatto un video che vi facevo vedere come non usare una sciarpa. Il prezzo originario era di 9,95 euro. L'abbiamo pagata 5 euro. No, 2,50 euro. Affare del giorno. Yeah! Ok, scusatemi, ma... Scusate, mi sto scossando la... Stavo Rovinata la rompendo, ho sciarpa. rovinato un po' la sciarpa. Un applauso a me che ho fatto un buchetto con l'unghia rotta di... Ok, ci vorrebbero i beep in questa... di video. Comunque, ultimo acquisto, sempre perché fa molto molto freddo, ragazzi, infatti lo vedete dalle gocce che sgorgano dalla mia fronte. Ho acquistato questi, non potevo non resistere. Vi faccio vedere da Oishu. L'unica cosa che posso acquistare sono queste. I calzini invernali a tema estivo. Estivo. Perché ovviamente non ci deve mai mancare un granchio, un ombrellone e una sdraio il 15 di dicembre. E poi ovviamente delle roulotte e delle palme proprio per andare in campeggio sulla neve. Queste bellissime show shocks costavano 7 euro e io 7 euro per dei calzini ovviamente non avrei mai spesi con il 71,53% di sconto. Li ho pagati 1,99 euro. Ok, quindi 1 euro l'uno alla fine. E da Non so. notare il 19 centimetri di lunghezza Ah no, di infatti, le taglie di calzini. Oisho sono tutte M. Sono M questi calzini. Ho domandato alla commessa e mi ha detto che vanno dal 37, 38 fino al 40, 41. Quindi sono dal piedino al piedone, ok? Alla fine. Me l'ho provato, il 41 mi vanno. Quindi, don't worry, be Vale, happy. porti la M. Porto la M di Wow. piede. M. Perché namaran, ok, scusatemi ma il mio gergo è così. Ho finito il video mio degli acquisti, Suo dopo ci sarà il suo video degli acquisti. mio.